Allora, ve lo ricordate Salvo Imprevisti? Eccolo che torna, Don Salvatore, in collegamento Ehi. assurdo, virtuale. A che punto siamo arrivati? Virtualissimo, per la forza di dire salvo imprevisti, ecco qua, l'imprevisto è arrivato. E quindi visto l'imprevisto, allora ci ricolleghiamo. E approfittiamo di questa occasione, il tempo favorevole, Don Salvatore. Sì, strano a dirsi, ma è veramente può diventare un tempo favorevole. Quindi lo dobbiamo usare per, pur stando a debita distanza, ma per sentirci vicini e soprattutto anche per cominciare un po' a valutare un po' di cose, un po' di cosette, che in questi giorni stanno venendo a galla. È vero. Allora, noi che cogliamo sempre il bello in qualsiasi cosa, di solito sono abituati a vederci in macchina, questa volta, vedi come vedi, io mi trovo in vacanza, si può dire. Tu dove ti trovi? Sì, beata te, io sono qui sul tetto della Casa della Carità di Manfredonia, come si vede c'è questo cielo così un po' minaccioso, ma al tempo stesso bello, perché è proprio quando ci sono le nuvole che si vede ancora meglio il sole, no? Si coglie ancora meglio l'importanza del sole. È vero. Allora io voglio farti subito una domanda, perché poi alla fine prendiamo dalle canzoni, quelle belle, anche gli spunti per riflettere, e parto da questa domanda. Chiedimi se dove sto, sto bene e se sono felice. Quale canzone Dov'è? Delle vibrazioni. Dov'è? Dov'è? Delle vibrazioni dell'ultimo Sanremo. Dov'è? 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 La È gioia così, è così. dov'è? La gioia dov'è? La gioia dov'è? Sì, infatti mi viene proprio da chiederti in questi giorni, ma che fine ha fatto la gioia? È sparita con il coronavirus? E invece no, hai visto sui balconi, per le strade, ma nel senso dalle strade si vedono che questi balconi che si organizzano e diventano popolati, animati, luce, musica, canti, e poi tanta, tanta ironia, guarda. Per fortuna l'Italia ha questa marcia in più rispetto a questa cosa, no? E forse mi permetto di dire, ma nessuno ne voglia, che al sud si sente ancora di più la capacità di essere un po' ironici, no? E di scherzare, di ridere, ma non per sottovalutare il problema, anzi, ma proprio per sopravvivere. Ecco, ti ho perso per un Ci sei, attimo. Anna Maria? Eh Sì, ti ho perso sì. per un attimo. Tu mi senti adesso? Sì, io ti sento. E dai, è anche questo il bello, no? Degli incontri virtuali. E Eh beh, certo. allora, mettevi in evidenza la positività, l'ironia, l'ottimismo di quelli del sud, no? La nostra caratteristica poi in fondo. Noi siamo del sud, però comunichiamo anche a quelli del nord. E quindi, con questa ironia, insomma, vogliamo fare arrivare anche tanta forza, tanta voglia di riprendersi, di rialzarsi. Sì, anche perché c'è bisogno di riprendersi, di rialzarsi, soprattutto quando si vive qualcosa di inconsueto, cioè nel senso noi ci troviamo un'esperienza veramente difficile. E proprio l'inizio della canzone Dov'è, delle vibrazioni, inizia proprio con questi versi, no? Cerco di capire quello che non so capire. È proprio la verità, cioè questi versi dicono quello che stiamo vivendo un po' tutti, l'imbarazzo reale rispetto a un momento della vita, della storia che è veramente poco qualificabile, per quanto questi giorni abbiamo fatto delle riletture anche di altre pandemie vissute nel passato, ma sta di fatto che comunque siamo di fronte a un inedito e questo inedito cioè, ci procura tanta paura e rispetto a questa paura o ci lasciamo bloccare oppure reagiamo alla maniera nostra e l'ironia sicuramente ci aiuta. Però ecco l'altra cosa bella, adesso ho fatto la battuta del sud e del nord, ma la verità è che questa pandemia ci sta unendo molto, no? L'Italia è tutta zona rossa e questo, tra virgolette, per quanto dica la drammaticità e la serietà di quello che stiamo vivendo, però dice anche il fatto che finalmente qualcosa ci aiuta forse davvero ad abbattere limiti, confini inutili. È vero. E poi sembra che le vibrazioni, gli autori di questa canzone, l'abbiano scritta proprio per questa occasione, perché se andate a cercare il testo, anche voi che siete a casa e se avete la possibilità di seguirci, Don Salvo parla Sì. della capacità di riuscire a superare le difficoltà, no? Che presenta la vita, e questa è una che abbiamo tutti in comune.
senza farsi trascinare e buttare giù dai problemi di tutti i giorni. E questo è uno grande. Allora, questo è il riferimento. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Eh sì, veramente sono diversi profetici. Micidiali, micidiali. Bello, potremmo consegnarla a tutti come una sorta di testo, come sorta di testo di meditazione, perché guarda, illuminante, veramente. È vero. È molto bello questo, molto bello. Sì, sì, forse davvero mai come in questi giorni ci sentiamo o stiamo vivendo un'esperienza che qualcuno ha definito glocale, perché intanto la pandemia, purtroppo, già dal nome si fa capire che un po' tutto il mondo sta vivendo questa situazione e che davvero il virus non guarda i confini, non guarda i passaporti e non si fa il problema di chi più e chi meno, chi merita, chi non merita, chi è più ricco, chi è meno ricco, chi è del nord e chi è del sud. Però al tempo stesso uno sguardo al mondo intero, uno sguardo al proprio quartiere, perché forse come non mai abbiamo in questi giorni, stiamo valorizzando i vicini di casa, i dirimpettai, quanti vivono comunque a una distanza tale che ci permette addirittura a viva voce di condividere canzoni, di condividere gesti. Questo è strano, non voglio dire che è bello, non voglio dire che perché non vogliamo fare adesso retorica sulle cose che comunque in qualche maniera stiamo subendo e che stiamo scoprendo strada facendo, però sta di fatto che ci stanno abituando a uno sguardo nuovo che finora non avevamo e che probabilmente non avremmo mai avuto, rincorrendo invece i ritmi soliti, gli spostamenti soliti, il modo di vivere, insomma, il tempo e lo spazio. È verissimo quello che dici. Poi c'è tanta gente sola e c'era anche prima di tutto questo. Proprio sì. nella canzone c'è un riferimento alla solitudine che si ritrova sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Riprende pure un po' il Vangelo della settimana scorsa della Samaritana, questa sete che abbiamo tutti in questo momento. Sì, io dicevo proprio domenica scorsa durante la celebrazione in streaming che probabilmente questo tempo ci sta anche costringendo a rivalutare la nostra sete, no? Fino a qualche settimana fa avevamo sete delle solite cose, no? Correre di qua e di là, arrivare primi, comprare l'ultima cosa uscita, accaparrare quanti più soldi possibili, cercare di non mancare le serate quelle importanti e non perderci la partita X, l'abbonamento a quell'altra cosa, il campione tale, il VIP tale, il gossip tale. Avevamo sete un po' di queste cose e forse in questi giorni ci stiamo rendendo conto che la nostra sete è altra. In questo momento è altra, in questo momento è sete di un abbraccio, è sete di ritrovare le persone, è sete di abitare quei luoghi che abitualmente viviamo così, ma così frettolosamente che oggi ci mancano. E abbiamo sete soprattutto di qualcosa che ci aiuti a fondare la nostra vita su qualcosa di più solido e che portiamo con noi, che non è all'esterno di noi, perché tutto ciò che è all'esterno di noi abbiamo visto che in un attimo può scomparire, in un attimo può diventare fragile, addirittura in un attimo può diventare contagioso. E quindi forse l'invito di Gesù a dire, a diventare noi stessi una fonte, ma non per renderci individualisti ancora di più, slegati agli altri, ma per legarci a chi questa fonte può generarla in noi, perché è la relazione col Cristo che genera questa fonte. L'incontro con la Samaritana è splendido da questo punto di vista. È vero, e ci sta bene anche in questo periodo. Don Salvo, tu che porti il tempo, a che punto siamo arrivati? Non lo so, perché mi sa che siamo quasi ai 10 minuti. E vai, ce l'abbiamo fatta. Poco meno. Dai, allora, noi che facciamo? Visto l'imprevisto, Don Salvo è ritornato, continuiamo, magari va bene, ci possiamo risentire la settimana prossima. O anche volentieri, più. Volentieri, così ci viviamo queste domeniche insieme, sperando presto di festeggiare, che l'imprevisto ce lo lasciamo alle spalle e magari avendo anche imparato tante cose belle e nuove di cui far tesoro anche in tempo di pace. Ce l'auguriamo presto. Grazie, Don. A nome di tutti, questi spazi che ci prenderemo con forza e con gioia, ce li godiamo tutti. Noi facciamo come fanno gli influencer, no? Andate a sentire la canzone, dov'è delle vibrazioni, ascoltate il commento di Don Salvatore e poi magari, se vogliono, possono anche aggiungere dei commenti, la loro riflessione, il loro pensiero.
Che dici? Sì, anche suggerirci magari delle canzoni che in questo periodo state riscoprendo particolarmente utili per la vostra vita. È vero. Qui c'è un po' di vento, non so se vedi, le palme si muovono, quindi io mi ritirerei. Sì, ho visto. Infatti, copriti, perché insomma proprio il raffreddore non è il caso di prenderlo in questo periodo. Grande, grazie, un bacio, un abbraccio virtuale. A tutti, un bacione. A te, Anna Maria. Ciao. A presto. Ciao.